dal libro della Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te far morire il giusto con l'empio, lontano da te che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Io sono polvere e cenere, ma forse 50 giusti ne mancheranno 5. Per soli 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e gli disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese Abramo: non sia dire il mio Signore se parla ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se me ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese Abramo: non ti adiri il mio Signore, se parla ancora una volta, forse là se ne troveranno 10. Rispose il Signore: non la distruggerò per riguardo a che 10. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Adesso vi faccio una domanda, pensate prima di rispondere. La preghiera di Abramo è stata esaudita da Dio, sì o no? Tu hai detto no, tu hai detto sì. Tu che dici? Sì? Voi che dite? No? Abbiamo opinioni diverse, perfettamente contrarie. Tu dici di no? Adesso vediamo qual è la risposta. Sodoma e Gomorra erano due città storiche esistenti, questo fatto è avvenuto veramente. Come è avvenuto? In Italia dove è avvenuto questo fatto? Dove è avvenuto? Una città sepolta dal fuoco che scende dal cielo? Pompei. Una città intera distrutta dal vulcano in eruzione. Tutti, non so quanti abitanti avesse Pompei, qualcuno c'è stato a visitare Pompei le rovine? Quanti ci stavano? Quanti abitanti c'erano in quella città? Sono morti tutti. Sodoma e Gomorra erano grosse città di allora. Così, seppelliti vivi e conservati alla perfezione sotto la cenere del vulcano in eruzione. Perché Dio voleva distruggere Sodoma e Gomorra? Ma Dio non è misericordioso? Dio è misericordioso fino a un certo punto o è infinitamente misericordioso? Beh, che Dio scappi la pazienza mi sembra un po' troppo umano questa cosa. Vedete quante cose ci sfuggono. Eppure questa è la parola di Dio. Sodoma e Gomorra
erano città di una tale perversione che, detti in altri termini, Giuda, quando si impiccò, lui invece di riconoscere il suo bisogno di perdono quando capì di aver sbagliato, doveva andare. Ricordate che Giuda pensava: ho tradito un giusto. Doveva andare ai piedi della croce, abbracciare i piedi sanguinanti di Gesù Cristo, occhio di mezzo, e dire: perdonami Signore che ti ho tradito. Invece che ha fatto? Invece di chiedere perdono, si è giudicato da solo e si è impiccato. Allora lui da se stesso si è escluso dalla misericordia di Dio e si è condannato a morte. Questo è stato l'ultimo atto di superbia che ha fatto. Non è sceso dal piedistallo del suo superio neanche quando ha capito di aver sbagliato. Che cosa ha fatto Hitler quando stava nel bunker sotto a Berlino e quando sono arrivati gli alleati? Si è fatto arrestare? Si è fatto processare a Norimberga? Si è ammazzato. Ogni persona superba non ammette di essere sconfitto, si ammatta da solo. Sodoma e Gomorra erano arrivati al punto di non ritorno del loro peccato. Dopo vediamo perché. Che significa? Dio prima è giusto. Quando qualcuno sbaglia, Dio diventa misericordioso derogando della sua giustizia, dando una seconda occasione, una terza occasione, perché ciascuno si ravveda e si salvi. Ma quando c'è la impenitenza volontaria, Dio può ancora essere misericordioso? Se Hitler non fosse stato sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, cosa avrebbe fatto? La pace? Avrebbe messo sotto di sé, con l'esercito tedesco, il mondo di allora. Avrebbe costruito altri 5.000 campi di sterminio per togliere dalla faccia della terra tutti gli ebrei, gli zingari che esistevano, e la Germania sarebbe stata la dittatura Deutsche über alles, che il popolo della razza ariana che governava sopra tutti gli altri popoli perché erano migliori degli altri. Ha permesso questo Dio? No. L'ho lasciato fare qualche anno, poi stop. È arrivata la giustizia di Dio anche per loro. Dio non può permettere al male di fare il suo corso all'infinito, perché altrimenti i suoi piccoli, i suoi giusti, patirebbero sempre. Quante persone protestano all'inverso che Dio sta tardando ad intervenire per risolvere i problemi della terra? Molti vorrebbero che Dio intervenisse prima a esercitare la sua giustizia, piuttosto che far soffrire ancora innocentemente le persone fedeli a Lui, che si comportano bene. Quindi c'è sempre un rapporto giusto tra la misericordia e la giustizia divina. Esiste un momento in cui Dio deve essere giusto, perché se non esercitasse la sua giustizia diventerebbe ingiusto e cattivo nei confronti delle persone fedeli a Lui, favorendo sempre quelli che gli sono infedeli. Allora, Sodoma e Gomorra, due grandi città, la decisione divina è quella dello sterminio, della punizione. C'era stato mai prima di allora una decisione divina così grave? Sì o no? Nel diluvio universale morirono non ti sa quante persone affogati per via del peccato, e una sola famiglia si salvò, quella di Noè, e per permettere oltre al genere umano anche agli animali di sopravvivere, Noè dovette portare sulla barca
una coppia di tutte le specie animali che esistevano allora. Dio fece questa cosa. Vedete, quindi nel mondo siamo tutti sotto l'agire della misericordia e della giustizia divina, e non se la pensino di farla franca quelli che sono perversi del male in maniera impenitente, che non riconoscono mai di sbagliare e approfittano sempre dei piccoli, dei deboli, per far soffrire persone innocenti, per abusare della propria situazione di forza sopra gli altri. Noi non ci possiamo fare giustizia da soli, perché diventeremo cattivi noi dopo, ma Dio fa giustizia ai suoi piccoli. È povero chi si trova Dio di fronte non come misericordia, ma come giusto giudice. Giusto giudice è il giudice che dà a ciascuno secondo le sue opere. Va bene. Quando Abramo seppe che Sodoma e Gomorra stavano per essere distrutte, cosa fece? Se ne infischiò, se ne fregò, disse: ha fatto bene, da mo che ti va a capitare. Era contento di questo fatto? No. Che cosa fece? Si mise a pregare in favore di Sodoma e di Gomorra, cercando di salvarle. Si prese a cuore la situazione di tante persone. Vedete, quindi, la preghiera, possiamo definirla in questo modo, come ha fatto Abramo, il primo atto di carità verso il prossimo. Ti aiuto, non posso fare nient'altro, prego per te. Vengo in tuo aiuto, prega, non me ne frego di te, prego per te. Per questo è importante, non so, se si sa che in una parrocchia c'è una mamma con due figli malata terminale di tumore, se la gente se ne frega, oh poverina, e nessuno fa niente, serve soltanto per alimentare un po' di chiacchiere quando nei bar, al supermercato, non so che cosa. Ma se qualcuno gli sta caro, quella donna che sta per morire e i figli che stanno per rimanere senza mamma e il marito distrutto, che fa? Va in chiesa a pregare il Signore che quella donna si salvi. Se non lo fa, niente buono al prossimo. E la parrocchia, se è una comunità vera, si raduna tutta per pregare per quella donna, perché è una comunità, si prega insieme, non come singoli, come corpo di Cristo, insieme. Dove sta questo? Chi lo fa? Abramo lo fece, si prese a caro Sodoma e Gomorra. Però la situazione di Sodoma e Gomorra non era tanto facile da districare. Quale motivazione poteva portare Abramo per cercare di frenare lo sterminio di questa città? Che cosa ha pensato di dire Abramo a Dio? Trammettiamo che Sodoma ci avesse avuto 100.000 abitanti e altri 100.000 a Gomorra. Tra in 200.000 persone ci staranno 50 persone, dico si dicevano i giusti, oggi diremmo noi santi, persone veramente cristiane. Tra 200.000 persone ce ne saranno 50. Tu, Signore, che fai? Distruggi tutti, buoni e cattivi, insieme? Non è da te. Non puoi trattare una persona che merita un premio con la punizione di un delinquente. Allora, dice Dio, se ci sono 50 giusti in queste due città, io non faccio nessun sterminio. Però che cosa succede? Avete visto che Abramo fa la scaletta in basso? Perché? Perché forse non era tanto convinto neanche lui che in quelle tante persone ci fossero 50 giusti. Allora, per essere sicuro che Dio non avesse fatto lo sterminio, scala 45, 40, 30, 20, 10,
Poi si ferma perché Abramo pensa, beh, 10 sicuramente ci stanno. Allora, dal suo punto di vista, pensa che ormai lo sterminio non sarebbe più eseguito, perché Dio ha promesso che per 10 persone giuste non avrebbe sterminato Sodoma e Gomorra. È avvenuto così? No, perché a Sodoma e Gomorra quante persone giuste ci stavano? C'era Lot, parente di Abramo, la moglie, due figlie e sono qualche servo, totale meno di 10 persone. E allora lo sterminio arriva. Quindi la domanda di prima, Dio ha esaudito la preghiera di Abramo? Sì, perché il patto era quello, per 10 giusti non la sterminio, non faccio nemmeno sterminio, 10 giusti non c'erano, lo sterminio arriva, ma Dio le persone fedeli a lui le salva. Come fa a salvarle? Lì non c'era scritto, qualcuno la conosce nella Bibbia? Attraverso due angeli materializzati come persone, Dio va da Lot e questi avvertono Lot di partire via subito perché stava per arrivare lo sterminio di Dio. Quando questi due arrivano nella città, vengono visti, erano due angeli materializzati, beh, sicuramente non erano due sgorbite persone, sono state due belle persone. Che fanno gli abitanti di Sodoma e Gomorra? Mettono gli occhi su di loro. In che senso? Nel senso omosessuale erotico. Bussano alla porta di Lot e dicono: dacci i tuoi due ospiti. Ne volevano abusare sessualmente, omosessualmente. E due abusati da una folla significava ammazzare due persone. Questo significava. A quei tempi l'ospite era sacro. In più Lot, che come Abramo non era tanto lontano da Dio, si accorse che quelli erano inviati da Dio per lui. Si accorse della loro origine misteriosa, soprannaturale. Per cui guai a toccare queste persone. Dice di no a questa folla affamata di erotismo omosessuale e di sangue. Piacere e sangue messi insieme. Il peggio del male. Loro dicono: guarda che se tu non ce li consegni, noi li prendiamo con la forza sfondando le porte di casa tua. Lotta addirittura per cercare di salvare queste due persone, dice: prendetevi le mie figlie, sono ancora vergini, abusate di loro, ma lasciate questi uomini. Accettano questi? Non accettano. Chi conosce il mondo omosessuale sa perché, e di più non dico. Loro vogliono queste persone. Loro si salveranno con la potenza divina, quindi figurati se una folla è impervergita, per loro è un problema. Ma la gente, pur di avere questi due, erano disposti a fare qualsiasi nefandezza. Ecco il livello di peccato che gli abitanti di Sodoma avevano raggiunto. Quanto ci manca ai nostri tempi a raggiungere quello? Ma non so fino a quanto. È sempre peggio. Guardate che la moda che sta andando avanti adesso è che la sessualità non è più un dato di partenza, un dono di natura. È una scelta, un'opinione, una tendenza. Io mi sento, sono uomo, mi sento donna, mi vesto da donna e voglio che sulla mia carta d'identità ci sia scritto donna e non uomo. Io mi sento donna, mi sento uomo, altrettanto.
io uomo mi innamoro di un uomo, quello è amore, per cui è una cosa buona. Io donna, e così via. Bene, noi stiamo pagando gli errori con il tempo di non aver rispettato la natura. Quella ragazzina della Svezia di 16 anni, quando canta già, sta andando in giro in tutto il mondo a dire che siamo vicini al baratro per il fatto di aver inquinato tutto, di aver rovinato l'equilibrio della natura. Guardate un po', in Italia ogni anno fa più caldo, l'estate brucia sempre di più. Quest'anno abbiamo fatto il record, non so adesso, siamo ancora in piena estate, cosa succederà nei giorni futuri. Stiamo diventando una zona desertificata. Non rispettando le regole della natura, intesa piante, fiumi, prati, piogge, eccetera, aria, eccetera, eccetera, stiamo vicini alla distruzione del mondo. Non rispettando la natura, non delle piante, degli animali, dell'aria, ma dell'uomo, che è più importante di quell'altra natura, che cosa succederà nel mondo? Peggio di quello che succede se non si rispetta la natura, piante, animali, aria e acqua. Sodoma e Gomorra distrutte, non ti salva nessuno, e nessuno può dire che Dio in quell'occasione fu troppo duro o fu ingiusto. Era giusto così, la giustizia divina ha dato quello che quelle persone meritavano, punto e basta. C'è una grossa questione sulla condanna a morte, sulla pena di morte, eccetera. A parte, se giusto, di questa cosa qua, quell'assassino, ladrone, crocifisso di fianco a Gesù Cristo, quando si pentì della sua vita, chiese a Gesù Cristo di salvargli la pelle e la vita del corpo? Sì o no? Che cosa chiese? Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, salva la mia anima. Del corpo suo disse a quell'altro che non si era pentito: noi riceviamo il giusto per le nostre azioni, abbiamo ammazzato, adesso ci ammazzano. Non protestava più nessuna ingiustizia, quello che ci teneva era di non andare all'inferno ma di stare con Gesù Cristo, e Gesù Cristo l'ha perdonato. Questo è il perdono divino: tu oggi sarai con me in paradiso, hai capito il tuo errore, ti sei pentito, l'hai pagato con la morte in croce, vieni con me in paradiso. Questa è la giustizia divina, funziona così. Allora, la preghiera. Allora, il fatto che Abramo si sia preso cura di Sodoma e di Gomorra indica che Abramo è una persona che ha un cuore vivo. Non so se avrebbe fatto così appena uscito da Ur dei Caldei, però durante il cammino che lo porta ad avere il figlio Isacco tra le braccia, 25 anni di cammino, lui ha maturato questa fede e questo amore per il prossimo. Noi, guardate, Gesù Cristo nel Vangelo dice una marea di volte: chiedete, vi otterrete, bussate, vi sarà aperto, cercate, troverete, eccetera. Poi usa degli esempi che ci fanno vergognare di esistere, per quanto siamo increduli: ma voi che siete cattivi, quando un vostro figlio vi chiede un po' da mangiare... Totorina dava da mangiare ai suoi figli, ammazzava magistrati, poliziotti, eccetera, eccetera, ma ai suoi figli gli dava da mangiare, gli voleva bene. Quanto di più
il Padre vostro che è nei cieli, che non è cattivo come voi perché è amore perfetto, darà cose buone a quelli che gliele chiedono. E noi di fronte a una cosa del genere dobbiamo sprofondare di vergogna, di non credere che Dio esaudisca le nostre preghiere, perché non crediamo che Lui c'è Padre, che Lui voglia il nostro bene, che Lui sia un tantino più buono di Rina e di peggio mafiosi che esistono. Questo è il nostro problema. Allora, molti interpretano la propria mancanza di preghiera in questo senso. Siccome il Padre nostro dice sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, l'atteggiamento giusto del cristiano è quello di accettare quello che viene giorno per giorno in maniera passiva, accettando, sopendo, dicendo di sì, chiando la testa e andando avanti. Questa è la cosa giusta, no? Portiamo questa cosa a livello marito, moglie, amico, amica, eccetera, eccetera. Se un coniuge avesse il coniuge che sta a fianco a lui, a prescindere se è il maschio o la femmina, il coniuge, che vive con lui un rapporto di sottomissione, mi vai a fare la spesa? A fare la spesa. Mi porti la cosa. Vai al lavoro. Quello obbedisce, fa e basta, zitto e obbediente. Il coniuge che sta da parte di quello che comanda sarebbe soddisfatto di avere un coniuge così sottomesso? Sì o no? Per quale motivo? Perché non è 50-50, alla stessa altezza. È un servo, non è un coniuge, è uno sottomesso, uno schiavo, non è alla stessa, nel matrimonio bisogna essere alla stessa altezza, due uniti in una cosa sola, quindi anche l'altro ha diritto di dire all'altro fa questo, fa quell'altro, ti prego fammi fare la spesa, eccetera, eccetera. È una cosa che si vive insieme. Un coniuge solo sottomesso farebbe soffrire l'altro, proprio quello che succedeva a Gesù Cristo quando stava in mezzo alla gente. Generazione incredula, perversa, fino a quando dovrò stare in mezzo a voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Gesù soffriva del fatto che, pur lui potendo risolvere qualsiasi tipo di problema per le persone, e le malattie, e le possessioni diaboliche, e i peccati, e qualsiasi altro tipo di problema, le persone non lo chiedevano. Ce n'erano 10 che avevano bisogno del suo intervento, 2 lo chiedevano, 8 no. E lui soffriva di quegli altri che soffrivano e si autocondannavano a rimanere così perché non gli chiedevano nulla. Non è possibile. Il Signore Cristo vuole da parte nostra persone vive, come Abramo, che si è preso carico attraverso la preghiera di tentare di aiutare due città. Gesù Cristo ci tiene che noi siamo vivi in preghiera, funziona, che funzioni il nostro cuore, che ci prendiamo a caro chi ha bisogno, non possiamo risolvere il problema, Lui lo può risolvere, e con la preghiera glielo chiediamo. Qualsiasi tipo di problema. Ecco perché l'esortazione di Gesù Cristo non è stati zitto, accetta il potere di Dio, è quella invece chiedi e ottieni, bussa ti sarà aperto, cerca e troverai. È un'esortazione attiva, un'esortazione che vuole il nostro risveglio spirituale, che vuole che ci smuoviamo, che prendiamo possesso in spirito dei doni che il Signore ci ha fatto, che diventiamo persone mature in campo spirituale. Chiaro? Ma a Gesù Cristo poi che cosa gli chiediamo? Se qui c'ho il cellulare, Signore dammi il cellulare.
vado, prendo da solo, sta qua. Mica voglio che un angelo me lo porti per traslazione e me lo metta sulla mano. Gli chiedo una cosa che è impossibile a fare umanamente. Sono malato di una malattia inguaribile, guariscimi, Signore. C'è lo spirito del male che più forte di me mi possiede, mi tortura, liberami, Signore. Me, la mia famiglia, il luogo dove viviamo, l'ambiente di lavoro, dovunque. Sono schiavo di un vicchiere che può vincere i vizi. Chi vince, i vizi sono per loro natura una cosa più forte della volontà della persona, rendono schiavo chi li possiede, da quelli più stupidi a quelli più tremendi, dalla sigaretta ai vizi spirituali, superbi, orgoglio, eccetera, eccetera. Chi è che può vincere i vizi? Ricordo, ci stava un militare che stava a una predica come questa, e il predicatore parlò contro il fumo. Se uno che fuma si distrugge la salute, che è il nome di Dio. Dio non vuole che fumi, bisogna smettere di fumare, sono tutti quanti a smettere, a buttare i pacchetti di sigarette. Il militare si stava a ridere là dietro. Quando finì la predicazione, andò a dire al predicatore: io fumo 3 pacchetti di Marlboro al giorno, Dio mi può far smettere? Si mise a ridere. Così gli disse. Quello disse, cioè la fede, disse, certo che Dio li può far smettere, in questo momento se lui vuole. Beh, ci provasse a farli smettere. Lui fece la preghiera con l'imposizione delle mani, Signore togli il vizio del fumo a quest'uomo. Quello se ne rise, se ne andò via, andò al bagno, disse, mo mi fumo una sigaretta, anzi me ne fumo 3, così voglio vedere come Dio mi impedisce di smettere di fumare. Appicciò prima sigaretta, e cominciò a venire sforzi di vomito, non riuscì a fumarla più. Ma che mi sta succedendo? Tutto sudato a freddo, provò con un'altra e giù così, non riuscì più a toccare una sigaretta. Smise di fumare per forza di cose, smise di fumare perché Dio glielo impedì, lo aveva sfidato e Dio ha fatto segno e ha dimostrato della sua esistenza, di quello che lui poteva fare. Vizio del fumo. Per gli altri, Dio può tutto. Basta di chiacchiere, di prediche, che adesso questa, la preghiera non è una cosa che si può spiegare, la preghiera è una cosa che si può soltanto mettere in pratica. Chiediamo e otteniamo. Crediamo e Dio realizzerà. Bussiamo, il Signore ci aprirà le porte. E non ci stanchiamo di bussare, se abbiamo fatto toc toc, non ci ha aperto nessuno, beh allora non ci sta nessuno, andiamo via. Restiamo lì fin quando apre. E così per il cercare. Per cui pensiamo bene cosa chiedere al Signore e crediamo che Dio è pronto per noi come Padre per liberarci delle cose che ci schiavizzano, innanzitutto quelle spirituali, che sono più importanti perché vengono per l'eternità, e poi quelle fisiche, che finché viviamo in questo mondo ci servono. Quando poi lasceremo il corpo non ci servono più. Il carisma della guarigione in paradiso esiste? Perché no? Perché in paradiso non ci sono più malati, sono tutti sani. Il carisma della liberazione dagli spiriti del male in paradiso esiste? No, per quale motivo? Perché Satana proprio lì non ci può mettere piede, è paradiso. E allora queste cose dove servono? Qui, sulla terra. Quando servono? Oggi, ora, in futuro non serviranno più. Allora mettiamole in pratica, viviamole, perché questo è il tempo. In piedi. Ecco. Ci abbiamo Eucaristia, Tabernacolo. Tra poco, invocando lo Spirito Santo, ci sarà la presenza del Signore in spirito.
La donna emorroissa, per ricevere la guarigione divina, pensò: basta che tocco il lembo del mantello e sarò guarita. Oggi dove possiamo toccare Gesù Cristo? Dov'è il lembo del suo mantello? La comunione. C'è solo quello materiale? Esiste o non esiste toccare Gesù in spirito? Quando uno sente la sua presenza, non sta toccando Gesù Cristo? Gesù Cristo non lo sta toccando? Se lo sentiamo, ci sta toccando. Se noi sentiamo Lui, lo stiamo toccando. Quello è il momento in cui arrivano le grazie. Chiaro? Quando l'angelo disse alla Madonna: tu diventerai madre senza concorso di uomo del Figlio di Dio, stava dicendo alla Madonna una cosa che era possibile realizzarsi o era una cosa impossibile umanamente a realizzarsi? Quando la Madonna, ragazza di 14 anni, disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga secondo la tua parola, lei credette in una cosa che umanamente si poteva realizzare o una cosa che era impossibile realizzarsi? Stasera cominciamo a credere a quello che è impossibile umanamente realizzarsi e che invece il Signore vuole per il nostro bene, vuole per le persone care per le quali preghiamo. Perché questa è la condizione: credere nell'impossibile, credere in Dio che là dove umanamente è impossibile la cosa, Lui lì esalta la sua misericordia, lì esalta la sua grandezza, lì agisce. Per cui cominceremo con l'invocazione dello Spirito Santo. Perché lo Spirito di Dio ci porti Gesù risorto. Lo faccia venire in mezzo a noi, dentro di noi, a esercitare quello che Lui è, sorgente di guarigione spirituale e fisica, sorgente di liberazione, sorgente di vita. Vieni Santo Spirito, come 2000 anni fa hai portato dal cielo sulla terra e messo nel grembo di Maria Gesù, il Figlio del Dio Onnipotente, così fallo scendere, mettilo nel cuore di ciascuno di noi. Risorto e vivo, potente, tanto da sedere alla destra del Padre, da uomo. Vieni, Santo Spirito.
vieni in me, vieni in me, vieni in me, vieni in me, Spirito, forza dall'alto del mio cuore, fammi nascere, Signore, Spirito. Signore, ti chiedo di guarire Maria Rica dal tumore alla testa, a 35 anni. Gesù, fa che possiamo dare gloria a te, perché tu guarirai i nostri fratelli e le sorelle malate. Tu puoi tutto, Signore. Signore, questa malattia è una di quelle che fa più spavento ai nostri tempi, ed è talmente pure. Il nome stesso è fatto apposta per mettere paura. Tumore, in dialetto ascolano. Signore Gesù Cristo, tu sei più potente di questa malattia. Se anche questa è metastasi, se anche dottori e dottoresse non possono fare più nulla, né medicine, né professori, né terapie innovative di nessun genere, tu puoi tutto, Signore.
guarisci Maria Enrica, guarisci le altre persone la cui foto, la cui intenzione di preghiera è qui presente. Guarisci, Signore, le persone presenti qui in assemblea, ognuna dal loro male. Guarisci, Signore, le persone che sono connesse a internet. Signore, già abbiamo tutta la famiglia di Fabio, scusa, di Dario, presente, connessa su internet. La mamma soprattutto, Marcella, che ti chiede il risveglio dal coma di questo giovane. Tu puoi tutto, Signore. Richiama alla vita Dario. In questo momento ti preghiamo. Signore, chiediamo l'aiuto dei tuoi sacramenti per guarire. Tu ci hai dato l'unzione degli infermi e in questo olio benedetto c'è la potente vero spirito per la nostra guarigione. Ti preghiamo, Signore, sprigiona la potente vero Spirito Santo da questo olio con cui saremo unti per guarire tutti delle nostre malattie. Amen. 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 Amen.
Signore Gesù, l'altra volta pure pregammo per questo giovane Dario, la situazione è ancora stabile nel coma, ma Signore, no, qua davanti al tabernacolo, scusate, ecco, spero che sia ancora la mamma connessa a internet con tutta la famiglia, i parenti, le persone che vogliono bene a Dario, perché adesso un cuor solo, un'anima sola, chiedo questo atto di carità a tutta l'assemblea, invochiamo nuovamente, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato, noi Signore cerchiamo da te, bussiamo alla porta del tuo cuore, chiediamo la grazia del risveglio di Dario dal coma e che venga fuori senza nessuna conseguenza. Fa su questo giovane Signore, colpito dalla malattia, che è sempre un'opera del nemico, alla testa, fa Signore un grande miracolo, guariscilo Signore Gesù. Signore, ecco qui c'è la pittura di quando tu sei uscito fuori dalla morte, dalla tomba. Signore, fa uscire fuori Dario dalla tomba del suo cervello, fagli riprendere la vita, richiamalo in mezzo a noi, fallo vivere in perfetta salute, consola il cuore della madre di tutte le persone che vogliono bene, che stanno aspettando giorno per giorno, ora per ora, in questo istante del suo risveglio, e fallo stare in mezzo a noi senza conseguenze. Imponiamo le mani su di Dario, dal posto, voi che siete a casa, fatelo dal cellulare, dalla TV, dallo smartphone, da dove siete. Scendi Spirito Santo su di Dario. Guariscilo. Risveglialo. Riportalo in mezzo a noi. Spirito di Dio, scendi su di noi, Spirito di Dio, scendi su di noi. Plasmalo, riempilo, guariscilo, Spirito di Dio, scendi su di Padre Fondi-Lui, Padre Fondi-Lui, lo Spirito d'amore, Padre Fondi-Lui. Gesù è fondi lui, Gesù è fondi lui, lo Spirito d'amore, Gesù è fondi lui.
d'amore. Scenda su tutti voi qui presenti, scenda su tutti i fratelli e le sorelle connessi e niente che hanno pregato con noi, scenda su tutti i malati presenti qui attraverso foto e intenzione di preghiera, la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.